y medio parlamento. Mi fa piacere vedere che sei già senza cravatta. Sono già senza cravatta. Fantastico, infatti. Ma lo sapevi? No, quasi casualmente. Sono praticamente senza cravatta sempre, quindi. Magnifico, nome? Demenek Roger. 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 E questo nome Roger. Roger, perché mio padre era un grande appassionato di ciclismo. E quindi sarebbe Roger de Vlaeminck, il grande campione belga delle Parigi-Roubaix. Età? 41, 42 ormai. Partito? Partito Democratico. Professione precedente? Dipendente della polizia provinciale della provincia di Belluno. Provenienza esatta? Ponte nelle Alpi, ho fatto il sindaco nel mio paese per alcuni anni. Che vuol dire il comune più riciclone d'Italia? Che abbiamo ancora tutt'oggi, anzi negli ultimi 4 anni, la percentuale più alta di raccolta differenziata, siamo oltre il 90%. E secondo te perché nel resto d'Italia non si riesce a fare come a Ponte nelle Alpi? Ah, perché da un certo punto di vista se la politica non ha coraggio di scegliere, perché poi deve anche convincere i cittadini a cambiare le famose abitudini, a cambiare lavoro. Famiglia? Ho una moglie e 3 figli. Diciamo anche che il lavoro che fai, che hai fatto prima del Parlamento, non ce l'avrai più grazie a Renzi, no? Beh, no, dovrò trasformarlo e io spero che comunque che la tutela dell'ambiente rimanga in questo paese un fattore fondamentale. Cosa fai esattamente per noi alla Camera? Di che cosa ti occupi? Io sono in Commissione Ambiente. L'ecologia è un tuo faro illuminante nella vita e la bicicletta è un'espressione di questo. Assolutamente sì, è un mezzo assolutamente compatibile e io cammino molto, vado in bicicletta perché credo che con questo ritrovi un rapporto con la normalità della vita, no? Ho letto che sei stato attivo nel mondo del volontariato, che cosa hai fatto esattamente? Ma io ho organizzato per parecchi anni la saga del paese, la proloco del comune. Sei un renziano della prima ora? Assolutamente sì, perché fin dall'inizio, insomma, un po' il sindaco di Firenze, un po' la voglia di cambiamento mi ha attratto assolutamente. E sei mai stato comunista? No, no, io sono democratico nativo, un nativo democratico, esatto. Ti fa piacere sapere che Grillo ti considera tra i 150 abusivi del Parlamento? Io mi sono sempre confrontato con i cittadini, quindi io non mi sento assolutamente abusivo, semplicemente perché ho un mandato di parecchie migliaia di persone bellunesi che mi hanno mandato in Parlamento. Una domanda quasi pleonastica, cosa fai per tenerti in forma? Cammino molto, questo sì, cammino molto. In bicicletta un po' meno, ma cammino molto e soprattutto cammino in montagna. Ce lo dici un detto in dialetto bellunese? È il primo dì che se va in malga non si fa formai. Che vorrebbe dire che il primo giorno che vai in montagna all'alpeggio non devi pretendere di fare formaggio. Riesci ad accennarci una tua canzone del cuore? Il più grande spettacolo dopo il Big Bang? Basta perché sono veramente stonato. Si parla tanto di Grecia. Sì. Sapresti dirmi almeno 3 paesi con i quali la Grecia confina? L'Albania, ok. La Macedonia, ok. La Turchia. Bravo, perfetto. Adesso 2 motivi per riportarti di nuovo alla Camera. Sono uno che sia quando è qui che quando è nel territorio non si risparmia rispetto agli incontri con i cittadini e alla disponibilità. Grazie mille, grazie.